Finisce tra polemiche e lancio di bottiglie in campo l'esordio della Salernitana. A rovinare il debutto dei Granata e l'arbitro Daniele Martinelli di Roma, che dopo un primo tempo dominato dai padroni di casa e terminato sul 2-0, mette la sua firma sulla partita in modo indelebile. L'incerto fischietto romano, infatti, prima concede un improbabile rigore per fallo di Tuia, poi espulso su Colussi, che riporta in corsa gli ospiti, che poi, approfittando anche della doppia superiorità numerica dopo l'espulsione di Rinaldi, ribaltano il risultato. Tutto questo mentre la Salernitana invoca un rigore sul 2-2. Partita dunque rovinata dall'arbitro, tra la delusione dei circa 7.000 tifosi giunti alla Rechi per accompagnare l'esordio dell'11 di Galderisi. In campo il 4-2-3-1 della Salernitana contro il 4-3-3 dell'Aquila. Nei primi 45 minuti non c'è partita. Il dominio della Salernitana è evidente anche perché Gustavo, dopo soli 5 minuti, sblocca il risultato con una magia. Tiro a giro e subito in vantaggio. L'Aquila accusa il colpo, ci vogliono un po' di minuti prima di ritrovarsi, ma gli abruzzesi si affidano soprattutto ai tiri da fermo di Carcione per sorprendere la Salernitana. Tra i pali c'è Giannarilli, attento, soprattutto dopo la mezz'ora, quando respinge in modo spettacolare l'ennesima punizione dal limite. Poi di nuovo Salernitana e l'ultimo affondo, prima dell'intervallo, fa male. Cristiano Rossi anticipa così Petta e serve un delizioso assist a Ginestra, lasciato colpevolmente solo da Pomante e Mucciante. Di testa l'attaccante non sbaglia e 2-0. Poi il secondo tempo che non ti aspetti, l'Aquila comincia bene, prova a riaprire la gara, si fa vedere spesso nella metà campo avversaria, ma non cambia nulla ed allora entra in scena l'arbitro Martinelli, che prima sorvola su un fallo di mano in area dell'Aquila, ma poco dopo punisce Tuia. Per il direttore di gara è da rigore questo intervento sul neo entrato Colussi. Dagli 11 metri l'ex improta non sbaglia e rimette in corsa la sua squadra. La Salernitana però, indispettita dall'arbitro, perde la testa. Rinaldi, già ammonito, protesta vivacemente dopo un fallo avversario. Altro giallo e per lui partita finita. In doppia inferiorità numerica e con due difensori titolari in meno, riesce difficile alla Salernitana ritrovare equilibrio, idee e lucidità. Ne approfitta l'Aquila e Pomante, che poi rivolge un gesto poco piacevole ai tifosi di casa, mette a segno il 2-2. Ed allora la Salernitana si getta in avanti, ma l'orgoglio non basta. Ginestra chiede un rigore per un tocco di mano di Mucciante. È il preludio al gol della vittoria dell'Aquila, che ribalta il risultato al 90esimo, con la Salernitana incapace, in doppia inferiorità numerica, di tenere gli avversari. Infantino firma così il primo blitz stagionale dell'Aquila. Partita finita. Prima però c'è la vivace contestazione dal campo e dagli spalti nei confronti dell'arbitro, protagonista in negativo della prima stagionale.